Carissimi amici, bentornati a questa nuova puntata del nostro ciclo di catechesi bibliche sull'Antico Testamento. Siamo giunti, nella puntata precedente, alla lettura, alla conoscenza, al commento di un altro straordinario libretto edificante, che è il libro di Giuditta. La volta scorsa ne abbiamo cominciato a vedere un po' la storia, che oggi chiaramente riprendiamo. Ci siamo fermati al capitolo 9, introducendo il decimo. Facciamo ovviamente prima piccolo ripasso, così ci restituiamo. Abbiamo visto la volta scorsa l'ambientazione del contesto. Quindi personaggi nemici di Israele, Nabucodonosor e Oloferne, la preoccupazione, la preghiera, la penitenza degli israeliti, gli avvertimenti di Achior a Nabucodonosor e Oloferne e le conseguenze negative che questi prendono, consegnano Achior agli ebrei con la promessa di distruggerlo con loro, questo è quello che fece arroganza, con arroganza Oloferne, l'assedio di Betulia, è il discorso di Ozia, abbiamo visto la volta scorsa, e poi compare al capitolo ottavo Giuditta. Tutto il discorso che fa Giuditta agli anziani, che si offre di andare a fare un'impresa, dice: però non mi dovete chiedere, non mi dovete dire niente, ci penso io. E poi la volta scorsa abbiamo concluso con la bellissima preghiera di Giuditta. E abbiamo cominciato a introdurre il decimo capitolo. Quindi, dopo aver pregato, questo sia di monito per tutti quanti noi, Giuditta scende in campo. E vediamo, riprendiamo dal capitolo decimo, vediamo quello che fa dopo la preghiera. Cambio ovviamente condivisione, andiamo sulla parte biblica. Spero che la vediate bene. Se è meglio mandare questa, sì. In una visione principale. Allora, quando Giuditta ebbe cessato di supplicare al Dio di Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte queste parole, si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le feste. Qui si tolse il cilizio di cui era rivestita, depose le vesti della sua vedovanza. Si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo denso, spartì i capelli del capo e vi impose il diadema. Poi indossò gli abiti da festa che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse. Penso che la volta scorsa abbiamo già accennato, io purtroppo con questa mia testolina che si dimentica le cose, temo sempre di tediare i miei, chiamiamoli così, ascoltatori, io sono sempre un po' imbarazzato quando devo usare questi termini, ripetendo sempre le stesse cose, perché col fatto che la memoria non mi assiste, non mi ricordo neanche quello che ho detto nella puntata precedente, se non a grandi linee. Vediamo come anche Giuditta porta il cilizio, strumento di penitenza tipico dell'Antico Testamento, indossato da molti, strumento di penitenza diventato abituale nel Nuovo Testamento. Il cilizio è stato uno strumento di penitenza ampiamente utilizzato nell'ambito del cristianesimo. Ci sono vari strumenti di questo genere, si possono vedere ancora nei rari posti dove qualcosa è esposto, soprattutto dove ci sono i musei delle località dove hanno vissuto i santi, ma molte cose le hanno tolte, però qualcosa ancora si vede. I cilizi possono essere dei pezzi di stoffa con dentro materiale ruvido, tipo il crine, o anche un pochino più impegnativo. Spesso sono dei cinturoni di metallo con delle punte che, stringendo il cinturone un pochino, sfregano sulla pelle. Oppure degli strumenti più piccolini, delle crocette, bisognerebbe vederli, insomma, dei cuoricini con degli
dei chiodini leggermente acuminati, insomma, quelli che girano adesso non sono così cruenti. In ogni caso, credo che la volta scorsa abbiamo anche concluso, mi sembra di sì, non so se l'ho fatto in questa sede, leggendo un pezzo del testo bellissimo di San Giovanni Eudes sul cuore ammirabile della Madre di Dio, dove la Madonna rivela che per tutta la vita portò addosso il cilizio, anche lei. Capisco che questi argomenti sono assolutamente fuori moda, probabilmente anche oggetto di aspra critica da parte di qualcuno, ma teniamo sempre presente una cosa, figlioli miei cari, come diceva il buon padre Pio, non abbandonate le tradizioni dei vostri padri. Io personalmente, quando mi imbattei in tanti scritti dei santi, qualche piccola domanda, c'ho sempre questo brutto vizio, qualche piccola domanda poi me la faccio. E la domanda che mi facevo era questo qua, io vedevo queste grandi austerità di tutti quanti, questi santi, vedevo un pochino l'andazzo che c'era in giro, anche a livello anche ufficiale, ecclesiale, quindi di ambienti di formatori, di professori universitari, queste cose successe quando stavo in seminario, chiaramente, io non è che stavo a pensare a queste cose. E questi dicevano il contrario, questa roba qui non serve più, questi erano proprio di un tempo in cui c'era una visione negativa del corpo e della materia, invece noi adesso l'abbiamo riscoperta, l'abbiamo rivalutata, e quindi il corpo non deve essere maltrattato, per carità, eccetera, eccetera, eccetera. Dilemma che condivido con voi, io non voglio certamente, come dire, influenzare nessuno, né imporre nessuna idea a nessuno, perché non sono nessuno per farlo. Racconto un'esperienza. La mia domanda era molto semplice. Qui dei due uno si sbaglia, perché questi hanno fatto queste penitenze così austere e questi altri dicono che queste cose non servono a niente, perché adesso noi che siamo diventati intelligentoni abbiamo capito tutto e quindi il corpo da oggi in poi lo dobbiamo blandire e trattare bene, non dobbiamo più trattarlo duramente il mio corpo, come dice San Paolo nelle sue lettere, tratto duramente il mio corpo perché lo devo ridurre in schiavitù. Ecco, io chiaramente mi sono dato una risposta. Non vorrei condividere la risposta, voi datevi la vostra, insomma, perché qui dei due uno ci ha torto. Io credo che questo sia un parametro fondamentale, perché oggi, guardate che il cosiddetto modernismo non è altro che questa tendenza, cioè che ciò che è uscito fuori dopo un tot di anni e che prima non se ne era mai parlato, non soltanto che viene accolto, sapete, nella tradizione anche teologica, se un'idea era nuova, veniva sempre guardata con sospetto, appunto perché era nuova. Non è detto che nessuna idea nuova venisse accolta, perché poi qualcuna veniva accolta, ma di per sé, se una cosa è completamente nuova, nell'ambiente ecclesiale, diciamo così, che si fonda sulla tradizione con la T maiuscola, c'è quella cosa che se è nuova la dobbiamo esaminare. No, invece oggi c'è questo criterio, se una cosa è nuova, ipso facto entra, d'accordo? E se qualche cosa antica gli si oppone, la mettiamo nel dimenticatoio. Allora, può darsi che la mia analisi sia errata, però questo sembra di vedere. Questo tipo di approccio è, non dico, di dire pericolosissimo, è dire un eufemismo. Io suggerisco, senza voler imporre niente a nessuno, che quando si sentono queste cose, prima di accettare una cosa come buona, andiamo sempre a vedere se questa è una cosa che in qualche modo è stata, magari in forma un po' più imperfetta, però vissuta, insegnata, creduta, tramandata oppure no. Se è proprio nuova, prima di abbracciarla, prendiamo un pochino di tempo. Ah, allora, si mise sanda ai piedi, cinse le mani e filò in braccialetti, gli anelli, gli orecchini e ogni altro ornamento che aveva, e si rese molto bella, tanto da sedurre quando l'uomo l'avesse vista. Adesso la deve mettere in piano il suo piano.
e vedete tutte quante queste cose che non portava più, attenzione, a questo punto diventano utili per compiere la sua impresa. E vedete, non tanto queste cose che potrebbero essere scambiate per vanità, lei era una vedova che ha scelto di essere vedova, quindi non poteva più portare queste cose qui addosso. Ma dovendo fare quello che doveva fare, non solo che se li può, ma se li deve rimettere. Vedete anche il discernimento, no, sulle cose. Una cosa che di per sé ordinariamente magari sarebbe sconveniente, il fine nobile per cui dovesse venire fatta può renderla lecita, ovviamente non quando si tratta di peccati, ma di cose ordinariamente si chiamano sconvenienti, o addirittura doverose in certi casi. Faccio un esempio, no? È sconveniente mostrare nudità in giro, ma se uno va dal medico si deve fare una visita, che fa? Sempre nudo sta, però cambia il contesto, no? E cambia il fine. Bene, chiudiamo questa parentesi. Poi affidò alla sua ancella un odre di vino e un'ampolla d'olio. Riempì anche una bisaccia di farina tostata, di fichi secchi, di pani puri, e fatto in volte tutte queste cose se gliel'ho messi sulle spalle. Allora uscirono verso la porta della città di Betulia, la famosa città di Betulia, e trovano lì presenti il famoso Ozia e gli anziani della città, Cabrì e Cammino. Solo quando la videro trasformata nell'aspetto e con gli abiti mutati, rimasero molto ammirati della sua bellezza e le dissero: il Dio dei padri nostri ti conceda di trovare favore e di portare a termine quello che hai stabilito di fare, a gloria degli Israeliti e ad esazione di Gerusalemme. Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro: fatemi aprire la porta della città e io uscirò per dare compimento alle parole che mi avete rivolto. Quindi diedero la ragione di guardia di aprirla come aveva chiesto, e così fece, la giuditta uscì. Lei sorella l'ancella che aveva con sé, dalla città gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre scendeva dal monte, finché attraverso la vallata non poterono più scorgere. Essi andavano avanti dritte per la valle quando si fecero l'incontro sentinelle assire. La fermarono e la interrogarono: di quale popolo sei? Da dove vieni e dove vai? Rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro, perché stanno per esservi consegnati, per essere divorati. Io quindi vengo alla presenza di Olofernes, comandante supremo dei vostri eserciti, per dargli delle informazioni sicure e mettergli sotto gli occhi la strada per cui potrà passare in padronisti di tutti questi monti, senza che perisca uno solo di suoi uomini. I due uomini, quando sentirono queste parole e considerarono l'aspetto di lei che appariva loro un miracolo di bellezza, le dissero: hai messo in salvo la tua vita, affrettandoti a scendere alla presenza del nostro Signore. Vieni dunque alla tenda di lui, alcuni di noi ti accompagneranno affinché non ti abbiano affidato alle sue mani. Quando puoi essere alla sua presenza, non temere in cuor tuo, ma riferisci a lui quanto ci hai detto e ti tratterà bene. Vorrei fare un secondo pit stop. Lo stratagemma di Giuditta è fondamentalmente un inganno. Vincerà Oloferne con l'inganno. Allora uno potrebbe pensare: ma l'inganno non è una cosa che viene da Dio. Dipende. Dipende. Guardate che il nostro Signore è solito rendere a Satanasso pan per focaccia. Dice: l'inganno, pensiamo anche a tutte quante le storie di Giacobbe, no? Gli inganni che lasciano perplessi, l'abbiamo visto a suo tempo, no? Dice: ma come mai che questo carpisce la prima genitura di tutte queste cose qui, no? La Bibbia, come ho detto tante volte, è un mare magnum, è denso di misteri. Ogni tanto c'è qualche barlume. Allora, l'opera della redenzione, sono leggi scritti di San Leone Magno, lo spiega benissimo, è stata un grande inganno ordito da Dio contro il diavolo per farlo cadere in trappola, e c'è caduto. Il peccato originale era stato un grande inganno ordito dal diavolo nei confronti degli uomini, non il grande inganno.
E che cosa è stata la redenzione? Un altro grande inganno. In che senso? Lo spiego in due parole. Lucifero sapeva che il Verbo si sarebbe fatto carne e stava da illo tempore indagando quando questa cosa sarebbe successa. Perché Gesù è nato da una donna? È vissuto in una famiglia normale, ha fatto vita normale, eccetera, eccetera. Per tante buone motivazioni sono molteplici, perché Dio con una sola scelta prende 20 valori differenti. Ma una di queste, sapete qual è? Leggete la Chiesa, perché doveva non attirare lo sguardo di Satana, non doveva sapere che lui si era incarnato. E non l'ha saputo. E quindi questo, per esempio, si vede benissimo negli scritti di Maria da Greta, se uno vuole andare ad attingere a rivelazioni private attendibili. Come facevano la Madonna, che i diavoli erano preoccupati della Madonna, perché la vedevano così santa, poi rimanevano confusi, ma questa, sì, è così, ma questa è una povera vergine, è una povera braccia. Mica sarà la madre del Verbo, no, possibile che la madre del Verbo di Dio. Perché sì, è tanto santa e ci tiene lontani, ma può essere. Poi è nato Gesù, però hanno visto che questa era sposata con San Giuseppe. No, 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 questa non può essere sposata. Non può essere quello il verbo, perché è sposata. Il verbo deve nascere da una vergine. È chiaro che il nostro Signore gli aveva occultato, non è che Satana era andata ad assistere all'Annunciazione. Non gliel'ha fatta vedere l'Annunciazione. Ok? Dio può fare questo e molto di più. E quindi perché? Perché se Lucifero avesse saputo che Gesù avesse avuto la certezza che era il figlio di Dio, non l'avrebbe mai ucciso. Perché per quanto sia depravato adesso, proprio stupido non c'è diventato. Per cui piuttosto che sfogare la rabbia contro il figlio di Dio fatto carne, che poi attraverso quel dolore avrebbe compiuto la redenzione, avrebbe fatto altro. E invece no. Ma guardandoci in giro adesso, non pensiamo forse che Dio forse sta ordendo un altro spettacolare inganno, e la nostra Giuditta, che adesso è la Madonna, gli sta facendo un bel lavoretto che quando meno si aspetta poi andrà ad esecuzione e gli staccherà la testa adesso come allora? Il diavolo adesso ha l'illusione di averci in mano il mondo, miei figlioli miei cari. Il mondo e non solo il mondo. Perché ci sono anche larghe frange della Chiesa che appaiono, almeno a quello che pare, sperando di ragguagliarsi, ma è proprio una speranza disperata, in suo potere. Non è che ci vuole la scienza infusa per vedere certe cose, no? E quindi lui adesso è illuso di essere il padrone, è illuso del fatto che ormai manca poco che la Chiesa l'abbiamo estromessa tanti tutto dalla società civile, e poi gli diamo il colpo di grazia a lei stessa. Questo pensano i diavoli. E ormai sono quasi convinti di avercela fatta. Ma questo è un inganno. E il Signore sta permettendo, vai, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Fino a quando un bel giorno la novella Giuditta prenderà una bella scimitarra e gli staccherà la testa un'altra volta, come l'ha sempre fatto. Anzi, più che staccargliela, gliela schiaccia, che è ancora più umiliazione. Finita quest'altra parentesi, questo perché quindi, che per questo per dire cosa? I racconti di inganno anche dell'Antico Testamento, prima di dire ma com'è possibile una cosa del genere, a parte il fatto che non si deve dire mai. Quando una cosa sta nella Sacra Scrittura, se io non la capisco, non devo pensare a dire com'è possibile. Devo fare un atto di umiltà e dire io non capisco. E faccio uno step indietro, senza mettermi a giudicare le opere di Dio. Se arriva un pochino di luce, dice, beh, l'inganno contro Satana, quindi, capite, Dio lo usa per ti rende pam 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 per focaccia. Tu hai ingannato il genere, ma io ti inganno a te. Ti faccio cadere e ti faccio perdere ingannandoti, fino a dar l'illusione di avere vinto.
Bene, quindi questi scelgono 100 uomini che affiancano lei la Soncella e la condussero alla tenda di Oloferne. È in tutto il campo. E è arrivata Giuditta, una così bella, versetto 19, no? Dice, chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarebbe bene non lasciarne sopravvivere neppure uno, perché se fossero risparmiati sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo. Vengono fuori le guardie del corpo, gli Oloferne, tutti gli ufficiali introdusso nella sua tenda. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina in tessura di porpora chiamata d'oro, di smeraldo, di pietre preziose. Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì sull'ingresso della tenda preceduto da fiaccole d'argento. Allora, quando Giuditta avanzò alla presenza di due dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto e la si prostrò con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare. Allora Oloferne gli disse: stai tranquillo, non temere il cuor tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno che non abbia accettato di servire Nabucodonosor, re di tutta la terra. Dimmi per quale motivo sei fuggito da loro e sei venuto da noi. Certamente sei venuto per trovare salvezza. Fatti animo, resterai viva questa notte in avvenire. Nessuno ti farà torto, ma sarai trattata bene, come si fa con i servi del re, mio signore, di re Nabucodonosor. E adesso sentite il discorso di Giuditta. O accogli le parole della tua serva e posta la doncella a parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso, mio signore, in questa notte. Certo, se vorrai seguire le parole della doncella, Dio condurrà a buon fine la tua impresa e il mio signore non fallirà nei suoi progetti. Viva Nabucodonosor, re di tutta la terra, viva la potenza di colui che ti ha inviato a mettere sul giusto cammino di essere vivente. Per mezzo tuo, infatti, non solo gli uomini lo servono, ma in grazia della tua forza anche le bestie selvatiche, gli armenti e gli uccelli del cielo vivranno per Nabucodonosor e tutta la sua casa. Boom! Abbiamo già conosciuto per fama la tua saggezza e l'abilità del tuo genio, ed è risaputo in tutta la terra che tu sei migliore in tutto il regno, eccellente nel sapere e meraviglioso nelle imprese militari. Vedete che captatio benevolenzi. Circa il discorso tenuto da Achior nel tuo consiglio, noi ne abbiamo udito il contenuto perché gli uomini di Betulia l'hanno risparmiato e gli ha rivelato loro quanto detto davanti a te. Perciò, signore mio sovrano, non trascurare le sue parole, ma conservale nel tuo cuore perché sono vere. Realmente il nostro popolo non è punito e la spada non prevale contro di esso non quando ha peccato contro il suo Dio. Ecco la cosa vera che dice. E questa non ce la dobbiamo dimenticare mai. Stiamo lontani da ogni peccato se non vogliamo che ci capiti qualche guaio. Il nostro popolo è punito e la spada prevale contro di lui quando ha peccato. Ora, perché il mio Signore non venga sconfitto senza poter fare nulla? La morte si avvenderà contro di loro, infatti si è impossessato di loro il peccato con il quale provocano l'ira del loro Dio ogni volta che compiono ciò che non è lecito fare. Siccome sono venuti a mancare a loro vivere e tutta l'acqua è stata consumata, hanno deciso di mettere le mani sul loro bestiame e hanno deliberato di cibarsi di quello che Dio con le sue leggi ha vietato loro di mangiare. Hanno perfino decretato di dare fondo alle primizie del frumento e alle decime divine dell'olio che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che stanno a Gerusalemme e prestano servizio alla presenza del nostro Dio, tutte cose che a nessuno del popolo era permesso neppure toccare con mano. Perciò hanno mandato a Gerusalemme, dove anche quelli che vi risiedono hanno fatto altrettanto, messaggeri incaricati di portare il loro permesso da parte del Consiglio degli Anziani. Qui vorrei far notare una cosa, tanto en passant, capire, perché questo è comunque una lezione catechetica. Allora, il vino e l'olio e le primizie del frumento, guardate un po', no? Frumento e vino ci ricorda qualcosa? Anche l'olio ci ricorda qualcosa? Tutti immagini di quelli che sarebbero diventati i sacramenti, no? Frumento, pane, vino, e l'olio, no? Dice, a nessuno del popolo era permesso neppure di toccare con mano. Se le sono prese per mangiarsele, dice lei, ma non era neppure permesso toccare con la mano. Quindi, vedete, io non sono mio amico Don Federico Bortoli quando ha scritto
l'ho letto il libro, ma non mi ricordo tutti i dettagli. Se quando ha scritto la tesi dottorale sulla comunione in mano si è ricordato magari di citare anche questo versetto, no? Perché se non si poteva toccare con mano le figure dell'Eucaristia, il frumento e il vino, figuriamoci l'Eucaristia stessa da parte del popolo. Perché chiaramente gli addetti al tempio sacerdoti, diritto sacro dei sacerdoti, certo che le cavano, perché erano finalizzate la loro alimentazione, le decime. Quindi le prendevano, rendimento di grazie, se ne cibavano. Perciò hanno mandato a Gerusalemme, ma quando riceveranno la risposta e la seguiranno, in quel giorno saranno consegnate in tuo potere per l'estrema rovina. Per questo io, tua serva, voglio sapere tutte queste cose, sono fuggita da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un'impresa che farà stupire tutta la terra. Quanti ne sentiranno parlare? Mo' lo prendo un po' in giro. La tua serva teme Dio e serve notte e giorno a Dio del cielo. Ora io rimarrò presso di te, mio Signore, ma di notte la tua serva uscirà nella valle. Io pregherò al mio Dio ed egli mi rivelerà quando essi avranno commesso i loro peccati. Allora verrò a riferirti e tu uscirai con tutto l'esercito e nessuno di loro potrà porti resistenza. Io ti guiderò attraverso la Giudea finché giungerò davanti a Gerusalemme e in mezzo vi porrò il tuo seggio. Tu li condurrai via come pecore senza pastore e nemmeno un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette secondo la mia preveggenza, mi sono state annunciate e ho l'incarico di comunicarle a te. Le parole di lei piacquero a Oloferne e ai suoi ufficiali, scusate, i quali tutti ammirarono la sua potenza e dissero: da un capo all'altro della terra non esiste una donna simile per la bellezza dell'aspetto e la saggezza delle parole. E Oloferne le disse: bene ha fatto Dio a mandarti avanti al tuo popolo, perché la forza resti nelle nostre mani e coloro che hanno disprezzato il mio Signore vada in rovina. Tu sei graziosa di aspetto e abile nelle parole. Se farai come detto, il tuo Dio sarà il mio Dio e tu dimorerai nel palazzo del re Nabucodonosor e sarai famoso in tutto il mondo. Questa è la strategia di Giuditta. Guarda, sono venuto a annunciarti questa cosa. Adesso tu che cosa devi fare? Tu devi attaccare gli israeliti quando loro l'hanno fatti questi peccati. Perché in quel momento diventeranno deboli, perché sicuramente il Signore che li dovrà punire li consegnerà nelle tue mani. Quindi fammi andare a vedere quando questo accade. Oloferne la invita a mangiare i suoi cibi e a bere del suo vino. Giuditta dice: io non toccherò questi cibi perché non me ne devi un'occasione di caduta, ma mi saranno serviti quelli che ho portato con me. Vedete, no? Oloferne le disse: quando verrà a mancare quello che hai con te, dove ci riforniremo di cibi per darteli? In mezzo a noi non c'è nessuno della tua gente. E Giuditta gli rispose: per la tua vita, mio Signore, ti assicuro che io, tua serva, non finirò le riserve che ho con me prima che il Signore abbia compiuto per mano mia quello che ha stabilito. E allora gli ufficiali si rassegnano, però intanto la condussero alla tenda ed ella dorme fino a mezzanotte. Si alza all'alba e manda a dire ad Oloferne: comandi il mio Signore che lasciano uscire la tua serva per la preghiera. E Oloferne ordina alle guardie del corpo di non impedirla. Rimase così a campo per 3 giorni. Usciva di notte nella valle di Betulia, si lavava nella zona dell'accampamento, alla sorgente d'acqua, e quando risaliva pregava il Signore, Dio di Israele, di dirigere la sua impresa per rialzare le sorti dei figli del suo popolo. 3 giorni. Quindi ha fatto un bel triduo. Sapete, no, che i tridui sono le forme un pochino più brevi. Quando noi vogliamo avere una preghiera bella forte, dobbiamo fare una novena. Ma se non c'è tempo, un modo di fare una novena, almeno un triduo. Una volta c'erano le novene di preparazione alle feste, o almeno i tridui, no? C'è ancora un triduo importantissimo nella vita della Chiesa, che è il triduo pasquale, no? 3 giorni. E quando risaliva pregava al Signore Dio di Israele. Le grandi imprese non si possono compiere senza grandi preparazioni e senza tanta, 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 tanta preghiera. Perché le imprese non sono le nostre. Le imprese riescono, sono grandi imprese quando è Dio che si serve di noi
per realizzare le sue opere e i suoi disegni. Ma questo non ha cane se non si prega, si prega, si prega, si prega, si prega, si prega e si prega. Pregate, 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 pregate. Entrando purificato, rimaneva nella sua tenda finché la sera non le si portava il cibo. Ecco, al quarto giorno, ecco qua, Oloferne fa preparare un banchetto riservato ai suoi servi senza invitare nessuno. Ma dice: va e persuadi la donna ebrea, dice all'eunuco, che è presso di te, versetto 12:11, un capitolo 12:11, venire con noi per mangiare e bere con noi. Sarebbe disonorevole per la nostra reputazione trascurare una donna simile senza godere della sua compagnia. Perché se non la corteggiamo si farà beffe di noi. Quindi l'eunuco va e dice: guardi, non esiti questa bella fanciulla a venire dal mio signore per essere onorata alla sua presenza e bere con il vino in allegria e diventare oggi come una delle donne stile che stanno al palazzo di Nabucodonosor. Giuditta gli rispose: chi sono io per contraddire il mio signore? Quanto sarà gradito ai suoi occhi, mi affretterò a compiere e sarà per me motivo di gioia fino al giorno della mia morte. Si alza. Si riadornò delle sue vesti e di ogni altro ornamento femminile, come al solito, no? La sua ancella l'aveva preceduto e aveva steso tra per lei davanti una le pellicce che aveva avuto da Bagò per un suo uso quotidiano per adagiarsi sopra a prendere cibo. Giuditta entrò e si distese. Il cuore di Oloferne rimase incantato. Si turbò il suo spirito e molto intenso era il suo desiderio di unirsi a lei. Dal giorno in cui l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla. Le disse pertanto Oloferne: bevi e divertiti con noi. Giuditta rispose: sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come mai dal giorno della mia nascita. Vedete, lui gli dice una cosa con un senso e le risponde con un'altra, perché la sua vita è onorata per quello che sta per fare, non certamente per quello che pensa Oloferne. Incominciò quindi a mangiare e bere davanti a lui ciò che aveva preparato l'ancella. Oloferne si deliziò della presenza di lei e beve abbondantemente tanto vino quanto non aveva mai bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. E quindi a un certo punto diventa ubriaco, fradicio, versetto 12. Giuditta viene lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto ubriaco, fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella di stare fuori della camera da letto e di aspettare che uscisse. Si erano allontanati tutti e Giuditta, fermatosi presso il letto di lui, disse in cuor suo: signore, Dio di ogni potenza, guarda propizio in quest'ora l'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Avvicinatosi alla sponda del letto che era dalla parte di Oloferne, stacco la scimitarra di lui, poi accostatasi al letto, afferrò la testa di lui con un chiome e disse: dammi forza, signore Dio, di Israele in questo giorno. E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina del sostegno. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella vinaccia dei viveri e uscirono tutti e due secondo il loro uso per la preghiera. Dice: pure stasera dobbiamo uscire per la preghiera, quindi tutti quanti la fanno uscire. Aprì la porta e con noi Dio, il nostro Dio, per la forza, eccetera, e la sua potenza contro i nemici come ha fatto oggi. Arrivati a Betulia. Appena gli uomini della sua città sentono la sua voce, corsero giù in fretta alla porta della città e chiamano gli anziani. Giuditta disse loro a gran voce: lodate Dio, lodatelo, lodate Dio, perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma in questa notte per mano mia ha colpito i nostri nemici. Allora tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo: ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell'esercito assiro, ed ecco la cortina sotto la quale giaceva ubriaco. Il Signore l'ha colpito per mano di una donna. Questo fa tanta rabbia al diavolo. Viva dunque il Signore che mi ha protetto nella mia impresa perché costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha commesso peccato con me, a mia contaminazione e vergogna. Quindi Giuditta ha tenuto sotto controllo la situazione perché l'ha ingannato, l'ha sedotto, ma non ha permesso di essere nemmeno sfiorata con un dito. Tutto il popolo si stupì profondamente. E si chinarono ad adorare Dio esclamando in coro: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. E Ozia a sua volta le disse: ecco qui,
Questa è una delle letture che si leggono durante le messe mariane, Inventus e Novus Ordo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Qui, sentendo questo inno, è qui, sapete che per Giuditta e per Esther l'interpretazione mariotipica, si dice così, cioè di Giuditta come tipo di Maria, quindi come figura di Maria, è quasi unanime in letteratura. Chi è la Madonna? Colei che tronca il capo del, che tronca la testa del capo dei nostri nemici. Ella ti schiaccerà la testa e tu le schiaccerà il calcagno. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Ora Giuditta ha dovuto fare questa impresa, ma ci è voluto un pochino più di coraggio da parte di colei che, di cui Giuditta era tipo figura. Lei ha accettato di diventare la madre del Redentore e di stare ai piedi della croce col Redentore, perché per staccare la testa al diavolo ha dovuto patire questo con il figlio. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione, ricolmando di beni il riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fortolumiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra rovina, comportando direttamente davanti al nostro Dio. Anche questo, verissimo della Madonna. Esporre la vita a fronte della nostra umiliazione. Non c'era nessuna possibilità per noi di uscire dalla nostra umiliazione se Gesù non ci avesse redenti e se la Madonna non avesse accettato di offrire Gesù all'opera della redenzione e di cooperare con lui a questa grande impresa. Giuditta rispose loro: ascoltate, miei fratelli, prendete questa testa e appendetela agli spazi delle vostre mura. Quando apparirà la luce del mattino e il sole sorgerà sulla terra, prenderete ciascuno le vostre armature da guerra e ogni uomo valido uscirà dalla vostra città. Quindi date inizio all'azione contro di loro come dovesse scendere in pianura contro le prime difese degli israeliti, ma non scenderete. Comunque, qui ci sono un pochino di strategie militari. Quelli prenderanno le loro armi e correranno nel loro accampamento sugli arricapi dell'esercito assiro. Ma poi si raduneranno davanti alla tenda di Oloferne, ma non lo troveranno. E così si lasceranno prendere dal terrore e fuggiranno davanti a loro. Allora inseguiteli voi e quanti abitano l'intero territorio di Israele e abbatteteli nella loro fuga. Ma prima di far questo, chiamatemi Achior l'ammonita, perché venga a vedere e riconoscere colui che ha disprezzato la casa di Israele e che lo ha inviato qui tra noi come per destinarlo alla morte. Lo chiamano, e quando vede la testa di Oloferne in mano di un uomo, cadde a terra e rimase senza respiro. E quando l'ebbero sollevato, si gettò ai piedi di Giuditta, pieno di riverenza per la sua persona, disse: benedetta sei tu in ogni tenda di Giuda e tra tutti i popoli, quanti udranno il tuo nome saranno presi da terrore. Questo vale anche adesso, per i diavoli questo vale anche adesso, i diavoli sono terrorizzati dal nome, soltanto dal nome di Maria. E ora raccontami tutti, Giuditta racconta tutto quello che era successo. Quando finisce di parlare, il popolo scoppia in altre grida di giubilo e Achior, vedendo quello che Dio di Israele aveva fatto, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere e fu accolto nella casa di Israele fino ad oggi, pagano che diventa ebreo. Quando spunta il mattino, appesero la testa di Oloferne alle mura, e poi ognuno prese le sue armi e scesero lungo i sentieri del monte. Appena li videro, gli assiri mandarono a formare i loro capi e andarono alla tenda di Oloferne, versetto 13, e dissero al suo attendente: sveglia il nostro signore, perché quelli schiavi sono stati scendere per darci battaglia e distruggerci. Questo pagò all'eunuco, entra e bussa alla parete della tenda perché pensava che gli dormisse con Giuditta, ma siccome nessuno rispondeva, aprì e entrò dentro la camera, lo trovò morto steso a terra con la testa tagliata via dal tronco. Grida, eccetera eccetera, va e comincia a gridare: gli schiavi ci hanno tradito, una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor, Oloferne eccolo a terra ed è privo della testa.
I comandanti dell'esercito a Sira, appena udirono questa voce, stracciarono i mantelli, rimasero terribilmente sconvolti. Entro l'accampamento si levarono altissime le loro grida e le urla di dolore. Tutti restano allibiti, presi da paura e terrore, e nessuno vuole più restare a fianco dell'altro, ma tutti insieme cominciano a disperdersi. A questo punto Ossia mandò subito in tutti quanti i territori circostanti di Israele ad annunciare l'accaduto e invitare a gettarsi sui nemici per sterminarli. Appena gli israeliti udirono ciò, tutti i compatti piombarono su di loro e li fecero a pezzi, arrivando a Coba. Scesero in campo anche quelli di Gerusalemme, perché anche loro avevano riferito quello che era accaduto, e quelli che abitavano in Galad e nella Galilea cercarono contendoli terribilmente finché giunsero a Damasco nel suo territorio. Si gettarono sul campo degli israeliti, gli altri che erano rimasti a Betulia, si impadronirono delle loro spoglie e si arricchirono grandemente. Gli israeliti, tornati dalla strage, si impadronirono del resto e le borcate e i villaggi del monte del piano vennero in possesso di grande bottino, poi divenire in grandissima quantità. Quando rientrarono a casa, tutti insieme rivolsero le parole di benedizione e esclamarono verso di lei, parole che, come sappiamo, adesso sono entrate nel Totapulcra. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tu gloria Gerusalemme, tu letizia Israele, tu onorificenza ai popoli nostri. Chi conosce il Totapulcra sa bene che queste parole sono state prese dalla preghiera della Chiesa e applicate ipso facto a Maria Santissima. Compiendo tutto questo, con l'Ottomano ha operato per Israele nobili cose, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre, sempre benedetta dal Signore Onnipotente. Anche queste parole dette a Giuditta, dette a Maria. E questi per 30 giorni continuano a fare mano bassa, saccheggi, bottino, eccetera. E allora Giuditta intonò questo canto di riconoscenza, ma tutto Israele, tutto il popolo accompagnava a gran voce questa volta. Attenzione, quando facciamo un'impresa, prima si prega e si fanno sacrifici, e tanto. Dopodiché l'impresa si fa. Se l'impresa riesce, che cosa si fa dopo? Si ringrazia. Si canta il Magnificat, questo è il Magnificat di Giuditta. Intonate un inno al mio Dio con i tamburelli, cantate al Signore con i cembali, componete per lui un salmo di lode, esaltate e invocate il suo nome, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Posto il suo accampamento in mezzo al popolo, mi ha salvato dalle mani dei miei persecutori. Assurve dai monti, giù dal settentrione, con migliaia di suoi armati. La loro moltitudine ostruì i torrenti, i loro cavalli coprirono i corvi. Disse che avrebbe bruciato il mio paese, stroncato i miei giovani con la spada, schiacciato al suolo i miei lattanti, che avrebbe preso in ostaggio i miei fanciulli, rapito le mie vergini. Il Signore Onnipotente li ha respinti con la mano di una donna. Allora, un paio di millenni fa, oggi e sempre. Infatti il loro capo non fu colpito da giovani, né lo percossero figli di Dani né di giganti lo oppressano, ma Giuditta, figlia di Mirari, lo fiaccò con la bellezza del suo volto. Le pose la veste di vedova verso gli occhi degli affetti in Israele, senza il volto con noi, tutte cose che abbiamo visto, senza i capelli con un diadema, e indossò una veste di luna per sedurlo. I suoi sandali rapirono i suoi occhi, la sua bellezza vinse il suo cuore, la scimità al raggi troncò il corpo. I persiani rabbrividirono per il suo coraggio e per la sua fortezza per vento dei medi. Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra e quelli si spaventarono, i miei deboli gridarono forte e quelli furono sconvolti, gettarono altre grida e quelli si volsero in fuga. Figli di giovani donne li trafissero, li trapassarono come disertore, perirono nella battaglia del mio Signore. Ed ecco quella sezione che sta contenuta anche nella liturgia delle ore. La prima parte non c'è, la seconda sì, chi recita la liturgia delle ore l'avrà incontrata diverse volte, il cosiddetto cantico di Giuditta. Canterò al mio Dio un canto nuovo, Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella potenza e invincibile. Dite no? Simile al Magnificat, no, l'anima mia magnifica il Signore, mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, no? Spiegato la potenza del suo braccio, arrovesciati i potenti dai troni, no? Ecco.
ti sia sottomessa ogni tua creatura, poiché tu hai detto tutte le cose furono fatte, hanno dato il suo spirito e furono costruite, e nessuno resisterà alla tua voce. Ogni creatura ha il dovere grave di essere sottomessa a Dio. Perché? Perché egli ha creato tutte quante le cose di cui noi godiamo e ci beneficiamo in questa valle di lacrime. E per cui è doveroso per noi ringraziare il Signore di essere sottomessi a Lui. I monti sulla loro base si sotterranno insieme con le acque, davanti a te le rocce si sfileranno come cera, ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. Coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. Questa era vera ieri, è vera oggi, è vero sempre. Poca cosa per te è per te ogni sacrificio di suo odore, e meno ancora ogni grasso offerto in olocausto. Ma chi teme il Signore è sempre grande. Odefo boumenos, ton curion megas diapantos. Qui autem timente manierunt ape apute preomnia. Non è soltanto grande, è il grande prima di ogni cosa. È il più grande di tutti, chi teme il Signore, in questa terra. Il santo timore del Signore, che nella Sacra Scrittura non è altro che lo spirito di sottomissione a Lui, e di obbedienza alle sue leggi, alla sua alleanza, ai suoi comandamenti e tutto questo. Oggi non c'è il timore di Dio in giro, assolutamente. Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, metterà fuoco e vermi nelle loro carni e piangeranno nel tormento per sempre. Questo vale sia per chi insorge contro il popolo di Dio, sia contro chi insorge contro i degni ministri di Dio. Quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ad adorare Dio, e appena il popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti, offerte spontanee e doni. Giuditta offrì in voto a Dio tutti gli oggetti di oloferne che il popolo le aveva dato, e anche la cortina che aveva preso direttamente dalla camera dentro di lui. Il popolo continuò a far festa a Gerusalemme vicino al tempio per 3 mesi, e Giuditta rimase con loro. Dopo quei giorni ognuno tornò nella propria dimora, e anche Giuditta tornò a Betulia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo la conobbe per tutti i giorni della sua vita, da quando suo marito Manasse morì e fu riunito al suo popolo. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo la conobbe. Capite questa grande e santissima donna? Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa del marito fino a 105 anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella preferita. Quando morì a Betulia, la seppellirono nella grotta sepolcrale del marito Manasse. E la casa di Israele la pianse 7 giorni. Prima di morire aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i parenti più stretti della sua famiglia. Non vi fu più nessuno che incutesse temore agli israeliti finché visse Giuditta per lungo tempo, dopo la sua morte. E così finisce questo bellissimo libretto, mariotipico, come abbiamo visto, meraviglioso, con questa lode di questa donna. Un prototipo anche di quello che sarebbero state le vedove consacrate. Nell'Antico Testamento questa cosa non c'era, ma Giuditta è una prefiguratrice di questo. Probabilmente non è azzardata l'interpretazione anche su questo, ma tipica, una cosa che quasi nessuno faceva. La vedovanza può essere tranquillamente riscattata, lei no. Quindi facendo una cosa atipica per il popolo di Israele, ma la cosa più atipica di tutti, come penso tutti sappiamo, la fece la Madonna. Quando ancora bambina fece il voto di verginità, che era proprio una cosa che in Israele proprio non c'era. Eppure nostro Signore ha trovato il modo non soltanto per respirare, perché è stato lui a farlo,
trovato anche il modo di farglielo mantenere non solo prima e fino al matrimonio, ma anche dopo il matrimonio, avendo sposato il giglio più casto che esisteva sul pianeta Terra, che era il grande San Giuseppe. Bene, lo abbiamo visto dai titoli, la prossima volta affronteremo un altro bel libretto, che è il libretto di Esther. Dopodiché, figlioli miei cari, ci mancheranno il primo e il secondo libro di Maccabei, che ci faranno vedere la storia di Israele dopo i persiani, quindi l'età ellenistica, quindi dalla conquista di Alessandro Magno, il macedone, il grande Alessandro Magno, in poi, con tutta quanta la saga dei discendenti, tra cui l'uomo empio Antioco Epifane, e tutta quanta la resistenza poi degli israeliti al tentativo di processo di paganizzazione di Israele da parte dei pagani. Loro hanno resistito, ne parleremo a suo tempo. Invece adesso i cristiani di oggi non solo che non resistono, ma sono tutti quanti contenti di venire paganizzati dai neopagani di oggi. Vabbè, questo comunque è un argomento che avremo modo di riprenderlo quando affronteremo il glorioso ciclo straordinario dei Maccabei. Non la prossima volta, Esther adesso non lo so se ci terrà per una o per due puntate, ma sicuramente finiremo il ciclo con i due libri dei Maccabei che presto andremo a scoprire. Che Dio vi benedica, amici, e la Santa Vergine sempre a tutti vi protegga. Amen.